Andiamo. Daniela, puoi iniziare forse. Buongiorno a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Vedo che siete già in tanti ad essere collegati e ci fa veramente molto piacere. Abbiamo deciso ora, poi della cosa ve ne parlerà poi il professor Migliaccio, di dedicare degli incontri via web li abbiamo chiamati pensieri universitari, sono degli incontri su diverse tematiche che riguardano l'università italiana e la docenza. Quindi io mi presento, sono Rosa Daniela Grembiale, sono il presidente del CIPUR. Il CIPUR, per chi non lo conoscesse, è un'associazione culturale e sindacale costituita da docenti universitari e che ha l'obiettivo, oltre che valorizzare il merito dei propri degli iscritti, ovviamente anche della nostra istituzione, di tutelare il docente universitario. Devo dire che con la legge 240 noi abbiamo assistito a diverse forme fatemelo dire tra virgolette, di maltrattamento dei docenti universitari, a quali abbiamo tentato in tutti i modi, anche con dei ricorsi importanti a livello nazionale, per permettere che la legge 240, meglio nota come legge Gelmini, potesse fare in un certo qual modo meno danni di quanti invece realmente ne sta facendo. Una cosa prima di dare la parola al professor Migliaccio, volevo far presente a tutti quanti voi che noi abbiamo avviato anche insieme ai nostri legali, al professor Giuliano Gruner e Federico Dinelli, la tutela dei nostri iscritti anche riguardo a problematiche inerenti l'abilitazione scientifica nazionale. Quindi di queste e di altre cose parleremo durante questi nostri incontri sui pensieri universitari. E quindi io chiudo per dare la parola al professor Maurizio Migliaccio, che introdurrà il tema odierno e ci presenterà il relatore di oggi. Sono molto contenta, soprattutto perché vedo tantissimi partecipanti e questa è una cosa che non può fare altro che farci orgoglio. Buon pomeriggio a tutti. Grazie, spero che mi possiate ascoltare. Buon pomeriggio a tutti, sono Maurizio Migliaccio. Ci tenevo a ribadire che a ringraziare dell'ampia partecipazione e invitare anche tutti i colleghi a iscriversi al CIPUR. Si tratta di un modesto contributo in termini economici, ma soprattutto viceversa, quello che per noi è importante è la partecipazione, perché alcuni temi hanno bisogno proprio di, come dire, di una partecipazione ampia, non solo da un punto di vista tecnico, ma proprio contributo di idee. E vengo quindi a una brevissima presentazione del curriculum di Salvatore Cingari, che oggi abbiamo qui il piacere di ospitare in questa serie, ripeto, oggi di questa prima serie del 2021 di tre seminari, che è un professore ordinario di storia e dottrine politiche all'Università per Stranieri di Perugia. Ha pubblicato quattro monografie su Benedetto Croce, si è occupato diffusamente di Antonio Gramsci e su lui ha scritto diversi testi. Si è occupato però anche di legami, diciamo, alla sua terra natia a Firenze, in particolare il testo che io qui leggo, Un'ideologia per ceto dirigente, pensiero e politica al Liceo Dante di Firenze. Cosa voglio dire? È un professore a tutto tondo che però
ha accompagnato accanto alla sua attività di ricerca e di didattica anche un percorso di riflessione più largo in qualche maniera, quindi che non si limitava a soddisfare i requisiti di cui tutti oggi siamo, come dire, alla rincorsa, e in particolare cito solo due cose, è stato appunto visiting professor all'Università del Cairo e ha scritto un testo molto bello, molto affascinante sulla meritocrazia, che è un testo che, diciamo, ovviamente racconta in maniera alternativa, fuori dal mainstream, come il concetto di meritocrazia in realtà, adesso non voglio andare ai testi di Young, comunque sarà occasione proprio del seminario, in qualche maniera, o comunque spunti che ci saranno dati, è stato utilizzato anche in maniera distorta. Io non voglio dire più di tanto perché, ripeto, al di là dell'invito di partecipare ai prossimi, a questi e di iscriversi, quindi di contribuire con le proprie idee, prima ancora che con l'iscrizione, io non voglio che ringraziare ancora una volta Salvatore Cingari qui presente e dargli la parola. Grazie. Grazie mille per la presentazione, grazie per l'invito al CIPUR, poi in particolare a Maurizio Migliaccio, con cui mi sono tenuto in contatto in questi giorni. E vado a entrare in medias res. Come ha detto il professor Migliaccio, sicuramente il mio interesse per queste tematiche, per la tematica di oggi, che è questa del mito dell'eccellenza nell'università italiana, si lega con questi miei studi che sto facendo da alcuni anni e che poi si sono coagulati in questa in questo saggio monografico sulla meritocrazia. Sono due lemmi, eccellenza e meritocrazia, strettamente legati, e come ha detto il professor Migliaccio, sicuramente, diciamo, il libro che ho fatto ricostruisce in maniera alternativa rispetto al senso comune diffuso la storia del termine meritocrazia, proprio perché mi soffermo solo brevemente su questo. Storicizzando il lemma ci si rende conto che questo era nato grazie appunto a questo sociologo inglese Michael Young per indicare una distopia, sostanzialmente, attraverso un romanzo sociologico, quindi un termine utilizzato in negativo. Tra l'altro, prima di Young l'aveva utilizzato in negativo anche un altro sociologo inglese, che è Fox. Quindi il termine nasce con un significato negativo e negli Stati Uniti viene recepito dagli anni 60 in poi in termini positivi, anche in termini positivi, quindi convive il significato che oggi attribuiamo al termine diciamo che viene attribuito dal senso comune diffuso positivo, con il significato originario invece negativo, che le culture di stampo egualitario, insomma, utilizzavano in modo polemico. In Europa, però, in Europa il termine ha continuato ad avere un significato tendenzialmente negativo fino addirittura alla svolta del millennio. Vi faccio solo un esempio: nella Terza Via di Anthony Giddens, che è stato un grande consigliere di Tony Blair, che poi sarebbe stato il principale artefice della diffusione del lemma in positivo nelle culture anche progressiste europee, Anthony Giddens nella Terza Via del 98 dice che bisogna riformare il welfare state, ma non arrivare al limite della meritocrazia, che è un significato, che è un termine di tipo, un concetto di tipo neoliberista. Nella traduzione italiana del 99, Romano Prodi ribadisce questo concetto nella prefazione, dicendo non bisogna arrivare all'estremo della meritocrazia, eccetera, eccetera. Invece, se ci spostiamo già ai primi del 2000, non solo Giddens in Inghilterra cambia totalmente posizione e introduce insieme a Tony Blair questo termine della meritocrazia in positivo, ma anche in Italia, se si fa un monitoraggio sui giornali, Repubblica, Corriere della Sera, La Stampa, c'è proprio un picco nei primi anni del 2000
nell'agenda setting di questa questione intorno al 2006-2007 e il termine ormai utilizzato tutto in positivo. In Italia, con riferimento alla questione, diciamo, morale della, diciamo così, come critica del favoritismo, cioè meritocrazia è lotta al favoritismo, alle raccomandazioni e via dicendo, mentre invece il termine meritocrazia nasce non in quel senso lì, ma nasce, diciamo, con un significato più ampio appunto legato all'idea di una gestione, direzione della società fatta dai competenti, da chi ha le risorse e originariamente, appunto, ripeto, poi a partire da questa idea si andava a criticare. Michael Young scrive il suo romanzo sociologico nel 1958, una distopia tecnocratica legata al produttivismo di stampo fordista. Ora, su questo non possiamo soffermarci oltre, perché io oggi avevo, diciamo così, mi ero accordato con Maurizio di parlare invece dell'eccellenza, che è un lemma, come ho detto, collegato e affine a questo. E però questa introduzione sicuramente potrà servire a tutti per seguire meglio. Invece, per entrare bene nella questione dell'eccellenza, che è, diciamo, il livello apicale del merito, no? Sostanzialmente, voglio fare riferimento a una voce interessante di Federica Giardini, la voce, appunto, eccellenza in un lessico, un libro che si intitola Genealogia del presente, lessico politico per tempi interessanti, di qualche anno fa, e nella voce dedicata, appunto, all'eccellenza, la Giardini individua bene un elemento fondamentale che vale anche per il concetto di meritocrazia, cioè che il concetto di eccellenza emerge nel momento in cui contemporaneamente alla crisi e alla critica nei confronti del concetto di redistribuzione. Cioè nel momento in cui i paradigmi redistributivi entrano in crisi, perché? Anche perché considerati non realmente egualitari, ma tendenzialmente particolaristici, quindi votati a soddisfare e a privilegiare determinate categorie, quindi con elementi, diciamo, corporativi e non davvero universalistici, cioè l'idea che la spesa pubblica e il welfare, diciamo, in un quadro mediterraneo di tipo assistenzialistico, finisse per favorire solo determinati soggetti e non tutti i soggetti, avesse sacche di, appunto, di favoritismo, di clientelismo che non portavano poi a un benessere generale. Allora, con la crisi di questa idea di redistribuzione, che noi ovviamente sappiamo che per l'Italia si consolida a cavallo della crisi della Prima Repubblica, no? Fra anni 80 e 90, e poi procede negli anni 90 del secolo scorso, e questa crisi della redistribuzione implica sostanzialmente un riequilibrio con l'enfasi su un criterio invece di assegnazione delle risorse di tipo meritocratico. E tuttavia però siamo in un'epoca in cui la crisi dello Stato dovuta alla globalizzazione, i parametri di una società, diciamo la crisi dei criteri di valutazione generali dovuti anche alla multiculturalizzazione delle società, all'inoltrarsi della postmodernità, diciamo così, fa sì che la crisi dello Stato, appunto, sia anche una crisi della misura, sottolinea la Giardini. E questa crisi della misura fa sì che si tenda a ricorrere sostanzialmente
a ancorarsi a valori quantitativi di calcolabilità, a una modellistica protocollabile, in modo tale che nei momenti in cui si effettuano delle valutazioni utili per assegnare i ruoli, utili per assegnare le risorse, si tende appunto a basarsi sui dati quantitativi, perché quelli ci possono assicurare che non ci siano appunto ingiustizie. Pensiamo per esempio a un caso recentissimo, cioè al modo con cui Renato Brunetta ha presentato il modo con cui pensa di poter assegnare i contratti di lavoro ricavati dal recovery plan nella pubblica amministrazione, e ha parlato di un grande database in cui si immettono tutti i curricula, cosa che poi peraltro rimanda a un social network su cui è stato fatto anche un piccolo film, un film di Dalatri che racconta una storia, credo, di un ragazzo romano che ha inventato questo tipo, ora non so se si tratta dello stesso dispositivo, ma sicuramente molto simile, e che corrisponde proprio a questa idea, cioè quel film parla proprio di questo, cioè dell'idea di combattere il favoritismo attraverso i dati, attraverso la controllabilità dei dati, l'oggettività dei dati. Ovviamente chiunque sa un po' di filosofia, chiunque sa un po' che cosa vuol dire valutare, sa bene che la valutazione è intrinsecamente un qualcosa di soggettivo che sfugge a ogni possibilità di modellistica quantitativa. E quando ovviamente c'è la presunzione di ancorare all'oggettività una valutazione, si apre il varco all'ideologizzazione. E quindi la Giardini non lo dice proprio in maniera diretta, ma sottotraccia più volte accenna a questa cosa, sostanzialmente attraverso l'apertura di questo varco, di questa intercapedine fra pretesa d'oggettività e impossibilità, si introduce l'ideologia aziendalistica di fatto, legata all'idea della concorrenza per realizzare un determinato profitto, che trasposto in istituzioni pubbliche, fra cui in particolare un'istituzione come l'università, sicuramente porta a tutta una serie di effetti collaterali e eventi avversi, a cui probabilmente anche la presidente del CIPUR, quando parlava della 240 all'inizio, faceva anche riferimento. Ma per concludere questa bella analisi della Giardini, diciamo appunto che la Giardini poi nota un'altra cosa, che è stato uno degli elementi che anch'io ho continuamente evidenziato nel mio studio sulla meritocrazia, e cioè il fatto che questa idea di eccellenza, che diventa sostanzialmente un momento apicale a cui tutto il sistema tende ad aspirare in modo emulativo sostanzialmente, è un elemento di repressione omologante. Tenete conto che l'appello al merito in Italia, in Inghilterra subito nei primi del 2000 e poi subito a ruota in Italia, ma in particolare questo in Inghilterra, è stato fatto con precisa, già con la Thatcher però in precedenza, magari con altre terminologie, fu fatto con una precisa critica al grigio, no? Egualitarismo patriarcale, fordista e sindacale, diciamo così, no? E in realtà il modello meritocratico o il modello dell'eccellenza, proprio facendo appello a questo luogo poi che riduce la complessità, no? Quantitativo, di fatto non apre alla differenza, ma anzi comprime le differenze. E qui c'è sempre il solito
inghippo conservatore si di soppiatto entra anche storicamente nel neoliberalismo e nell'ideologia liberal che spesso si autorappresenta come progressista, cioè l'idea che l'eguaglianza sia omologazione. Ma questo è un vecchio refrain conservatore, se non spesso addirittura delle ideologie della destra radicale di tipo fascista, cioè l'idea che l'eguaglianza sia omologazione, no? Indistinzione. In realtà l'uguaglianza è quel quadro di diritti che consente ai soggetti di sviluppare le proprie differenze, la propria personalità. Laddove invece l'imposizione di un modello che riduce la complessità e che poi di fatto esprime e che poi di fatto serve a riprodurre un sistema di potere e di interessi, va invece a omologare, e noi sappiamo bene questo che vuol dire, no? Quando Lambert ti dice che devi pubblicare su riviste di fascia A, che cos'è questo se non imporre un modello linguistico, spesso anche un mainstream, no? Alla pluralità di possibilità che esistono. Questo è un caso abbastanza emblematico, no? Non ne faccio altri per non perdere tempo, ma insomma mi sembra che sia molto chiaro. Le riviste di fascia A che cosa sono? Le riviste di eccellenza, no? Le riviste di eccellenza. È chiaro che difficilmente un folgorante articolo di Debord, di Guy Debord, su una rivista situazionista avrebbe potuto aspirare a entrare in fascia A. Ora, tutto questo dispositivo che punta all'eccellenza di cui ci ha parlato la Giardini ci fa pensare a che cosa? Al fatto che questi ranking internazionali, queste classifiche con cui, questi ranking con cui si classificano, no, le università a livello internazionale e a partire dai quali poi si sviluppa il dibattito spesso sull'università in Italia, sui grandi giornali, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore e via dicendo, sono basati su questa riduzione assoluta di complessità. Se noi poi andiamo infatti a vedere gli indicatori su cui questi ranking sono, quindi Harvard, Princeton e via dicendo, numero 2, numero 3, eccetera, eccetera, con tutto questo giochino, no, da campionato del mondo che è interno a questa grande gamificazione della vita, che è un discorso che è ancora, che va anche oltre quello, il percorso che stiamo facendo ora, si basano su dei fattori che sono molto importanti, molto incidenti: la dotazione economica di queste istituzioni e la dimensione proprio, la quantità di docenti, la quantità di studenti, i servizi, i locali, tutte queste cose, questi aspetti proprio materiali. È chiaro che delle piccole o medie università italiane difficilmente possono competere in quelle classifiche facendo questo tipo di computo, nonostante la loro qualità. Ma anche i grandi atenei faticano, fatalmente faticano. Ma questo perché? Anche perché il sistema universitario italiano è un sistema che rispecchia in qualche misura, è spalmato su un territorio che peraltro è di grande tradizione culturale policentrica e non si concentra in agglomerati di eccellenza, ma l'eccellenza è diffusa. La Giardini stesso diceva alla fine della voce che una idea di eccellenza democratica è l'idea di un'eccellenza per l'appunto diffusa fra pari e ridelineata in modo differente. E poi l'università italiana è un'università che ancora oggi, sebbene assediata o forse già invasa dai meccanismi aziendalistici, ha ancora agisce in essa ancora una funzione pubblica importante. La funzione pubblica difficilmente consente di stare in cima ai ranking strutturati a partire da quegli indicatori.
Ma io, io prenderò del tempo, ma vi devo raccontare un paio di aneddoti, anche perché abbiamo già detto tante cose, quindi magari ci riposiamo un attimo. Alcuni anni fa, alla mia università, l'Università per Stranieri di Perugia, due studenti si sono laureati, Marco e Chiara, e si erano fidanzati e hanno fatto domanda in due diverse università di Melbourne, va bene, che sono messe piuttosto bene nella classifica internazionale, anni luce più avanti dell'Università per Stranieri di Perugia, che in genere è bassina anche per le sue dimensioni, non a livello internazionale, ma proprio a livello di classifica italiana. Dopo un anno hanno preso il dottorato tutti e due, sono tornati hanno approfittato per rivedere i prof, erano molto contenti dell'esperienza, e però che ci hanno detto? Ci hanno detto che quelle università erano a livello delle scuole medie italiane, le scuole medie, non i licei che sappiamo che sono a livelli incomparabili per la media dell'università, la media di tante università internazionali. Questi ragazzi mi dicevano che non c'era proprio paragone anche con l'università per stranieri, che era a livelli molto superiori di queste due università di Melbourne come livello della docenza. Un altro studente che si è laureato alla triennale da noi di comunicazione internazionale, loro erano alla specialistica di relazioni internazionali, è andato a fare la specialistica, questo ragazzo, in una delle più titolate università italiane, di quelle che stanno nei primissimi posti del ranking, in un percorso di doppia laurea con una prestigiosa università americana, che ha la sede anche in Italia. Bene, lui mi ha sostenuto che il livello di stimoli e di saperi che ha acquisito all'università per stranieri era superiore a quello delle altre due università. Ora, questi due aneddoti sono non documentabili, detti da me che sono una fonte non neutrale e non dimostrano assolutamente niente, ma sono sicuro che tutti voi che state ad assistere ne potete snocciolare altrettanti, che vi dicono che cosa? Che gli studenti italiani, quando vanno all'estero, sono assolutamente competitivi. La fuga dei cervelli, c'è la fuga perché purtroppo ci sono problemi strutturali della società italiana, ma è una fuga che in genere c'ha approdo perché questi studenti vengono accolti perché hanno determinate competenze e queste gliele ha formate l'università italiana. Ma infatti, se noi andiamo a vedere altri dati, che cosa si scopre? Si scopre che, punto uno, l'Italia è il paese in Europa, uno dei paesi in Europa, che finanzia meno la ricerca e l'università. E quindi è uno dei paesi che finanzia meno la ricerca e l'università a livello mondiale, fra i paesi sviluppati. Ed è un problema storico, rimonta dal 1861. In rapporto a questo, la produttività dei ricercatori italiani è, allora, in assoluto la produttività dei ricercatori italiani è fra le più alte, anche facendo dei conti bibliometrici, che a me per ovvi motivi non piace fare, ma anche guardando la bibliometria sembra che i ricercatori italiani siano fra i primissimi del mondo. Se noi si fa il paragone fra questa produttività e la sottofinanziamento del sistema della ricerca e dell'università, si conclude che i ricercatori italiani sono messi parecchio bene. E questo è un altro dato. Ora, tutte queste cose io sto dicendo, a che cosa mi portano? Mi portano a cercare di affrontare con una qualche preparazione l'argomento relativo al dibattito che hanno sollevato di recente Boeri e Perotti sul finanziamento dell'eccellenza all'università. Boeri e Perotti che cosa hanno detto? In un paio d'articoli fra il 17 marzo e poi il secondo pubblicato qualche giorno dopo.
sostanzialmente hanno sottolineato che facendo il paragone fra l'Italia e l'Inghilterra, il finanziamento pro capite per ricercatore legato alla premialità e all'incentivazione dell'eccellenza nella ricerca è ridotto, è inferiore. Ora, su questa loro a loro avviso, diciamo, il primo articolo pubblicato su Repubblica titolava "Basta finanziamenti a pioggia, andiamo e puntiamo sul merito". Loro poi hanno sostenuto che il titolo non l'hanno fatto loro e via dicendo, però sta di fatto che la loro argomentazione rientra da sempre, e se avremo il tempo poi ci torneremo, all'interno di quest'ordine del discorso. Spesa più selettiva, e questo poi lo vedremo, è anche di grande attualità politica, spesa più selettiva, no? E non spesa a pioggia, e non aumento della spesa, e non... e non appunto aumento della spesa pubblica, ma maggiore selettività. Ora, a parte alcuni articoli, per esempio l'articolo su Roars, oppure un altro di Michele Ciavarella, che hanno sottolineato una serie di errori empirici nella valutazione dei dati e analitici, in particolare collegati al fatto che la composizione del finanziamento alla ricerca in Inghilterra e in Italia non è paragonabile, perché loro mettevano sullo stesso piano il nostro fondo ordinario di finanziamento con quello che invece in Inghilterra viene dai progetti. Quindi, ma poi c'erano delle altre inesattezze, anche a base, io però non ho fatto gli studi, mi sembrano convincenti queste critiche, però io non ho seguito pazientemente, diciamo, tutti questi dati. Però il problema di fondo qual è? Che anch'io ho provato, ci sono poi tutta un'altra serie di risposte, la Cattaneo su Repubblica, un articolo sul e anch'io nel mio piccolo ho scritto, fatto un articolo sul Manifesto e ho cercato di mostrare il nesso con la ideologia neoliberista. E ovviamente è un articolo che a Boeri e Perotti è risultato un po' astratto, hanno parlato di voli pindarici, no? Poi c'erano anche degli apprezzamenti più pesanti, ma insomma su quelli sorvoliamo, ma insomma non è un problema. E il problema però qual è? È che alla fine loro sostenevano che il mio intervento non era costruttivo. Il problema è proprio questo, non era costruttivo perché loro partono dall'idea, perché loro dicono, ma sì, noi allora siamo, lui ci dice che siamo neoliberisti. Questo perché? Perché io facevo notare come loro mettevano al centro dell'istituzione pubblica un'idea concorrenziale, competitiva, in cui appunto la premialità ha il primo piano e in cui chi mostra di essere migliore ha di più, ha più risorse, ha più privilegi. Ecco. Che è appunto un'idea di tipo neoliberale. Ecco, però per loro come rispondono dicendo, ma tu allora cosa proponi per risolvere il problema del deficit dell'eccellenza nella università italiana? Perché loro partono, prendo loro come esempio, ovviamente non è che sia colpa loro, sono tanti che la pensano così. Cioè l'idea è, le università italiane non stanno ai primi posti dei ranking internazionali e quindi c'è un deficit di eccellenza e quindi dobbiamo modificare la composizione del finanziamento aumentando la premialità, aumentando quella che Blair chiamava la pressione e via dicendo. Ecco, tutto il discorso fatto all'inizio era orientato a dire che in Italia non credo che ci sia un problema di eccellenza nella ricerca, perché da sempre l'università italiana mostra di avere un alto livello di qualità della ricerca. Altra cosa è se giustamente Perotti e Boeri mi dicono, ma cosa propone, diciamo, ma allora per te l'università non ha problemi? No, ce l'ha i problemi, ma il problema è il sottofinanziamento, punto uno.
Punto 2, uno dei problemi di quella 2.40 che ha all'inizio, di cui parlava la Presidente del CIPUR, cioè il fatto che ha implementato quell'agenzia d'assicurazione della qualità che aveva comunque congegnato il governo precedente, il ministro Mussi, e che ha innalzato questo sistema di assicurazione della qualità barocco che fa disperdere tante energie ai docenti, agli amministrativi, ai ricercatori, con l'esito paradossale di diminuire poi la qualità. Anche se poi l'esito non so quanto sia paradossale, perché in fondo l'aziendalizzazione dell'università mira anche a trasformarne i contenuti, lo stiamo vedendo peraltro con la scuola, su cui ora non ci soffermiamo perché se no poi disperdiamo le energie. Ma il finanziamento, il definanziamento dell'università, il fatto con la legge, con la Gelmini, è stato tagliato l'11% del finanziamento dell'università. Allora, l'idea è che Perotti e Boeri, ma in generale tutti coloro che insomma condividono il loro orientamento di pensiero, sembrano vittime del grande depistaggio cognitivo che ormai da 2-3 decenni noi stiamo vivendo, cioè il fatto che tutti i problemi di carattere economico-sociale e legati alla diseguaglianza vengono indirizzati a un piano di carattere morale, se non poi addirittura penale, l'abbiamo visto con le questioni, ma ora magari poi ci torniamo. C'è un problema all'università, il problema è dovuto alla disonestà, è dovuto al fatto che c'è gente incompetente, c'è gente che non dovrebbe stare lì, ci dovrebbero essere altri, ma in realtà il problema è questo. Loro infatti, laddove non si è d'accordo con loro sostengono che si fa il gioco dei baroni, sostanzialmente. Questo è un classico esempio di come la sacrosanta polemica antibaronale viene sussunta dallo spirito del nuovo capitalismo. Cioè, si elaborano delle narrative che possono avere anche più che un fondo di verità, nel senso che ci sono certamente dei problemi anche che assumono anche valenza penale in una minoranza dei casi. E c'è poi un problema più generalizzato, che è quello della cooptazione, che dovremmo discutere con un grande dibattito aperto, trasparente e via dicendo. Però questo problema della cooptazione, che è un problema, perché bisogna cercare di discutere e di riportare le prassi a una legalità condivisa, ma non è un problema che va a incidere sul livello di eccellenza dell'università italiana, perché il grosso dei casi, non i casi su cui giustamente indagano le procure, ma il grosso dei casi di cooptazione sono legati a soggetti quali hanno requisiti pari a quelli che in genere hanno i competitori esterni. Qual è invece il problema degli esterni che rimangono fuori? Il grosso problema è legato al definanziamento dell'università, è legato al contenimento della spesa pubblica, al fatto che non si sono aumentati gli investimenti. E allora è così che rimangono fuori tanti, tanti soggetti. Poi ovviamente ci sono anche altri problemi, ma il problema strutturale è questo. Per quanto riguarda poi la logica baronale, l'arroganza, la prevaricazione, cioè non c'è oggi la situazione che c'era 20, 30, 40 anni fa, come si vede come è rappresentato nell'articolo di June Food, però ci sono ancora situazioni abbastanza deprecabili, ma che rimandano alla struttura della società italiana che è sta tornando sempre più oligarchica. E quindi, tant'è che molti dei casi più diffusi di malaffare all'università sono nei dipartimenti che sono legati alle professioni, che quindi spesso riguardano. Però con questo io non voglio
diciamo così, sottovalutare i problemi che abbiamo da questo punto di vista all'università. Quello che voglio dire è che però non sono problemi che in genere incidono in modo diretto sulla qualità della ricerca, sulla qualità della docenza e sulla qualità della ricerca. Ecco, l'idea quindi, qual è l'idea? È così, ci potremmo anche avviare alla conclusione, volendo si può fare anche un percorso un po' più lungo e approfondire varie cose, vediamo di fare una via di mezzo, che quando negli ultimi 20-30 anni si è voluto attaccare delle istituzioni pubbliche, si sono create delle narrative che le hanno delegittimate dal punto di vista della loro efficienza e della loro affidabilità e moralità, e in questo modo poi si è preparato il terreno per legittimare il loro definanziamento, la loro aziendalizzazione, la loro privatizzazione. Fu così quando c'è stata la legge Gelmini, che è arrivata alla fine di un percorso di denigrazione, di campagne, di stampa, eccetera. Mi è venuto da pensare che quando sono uscite queste ultime inchieste da FUT a Repubblica, contemporaneamente la conferenza dei rettori stava discutendo un piano che al momento non ho voluto avere più notizie, un piano per una riforma del reclutamento dell'università che, se è quello che mi hanno raccontato, taglierebbe fuori tutte le generazioni di 30-40 anni che stanno bussando ormai da anni alle porte dell'università. Quindi quello che voglio dire qual è? Che, come ha detto Thomas Piketty, la meritocrazia è un'ideologia che interviene a giustificare la diseguaglianza, laddove la diseguaglianza si riapre a forbice, in contesti in cui formalmente si sarebbe in una società democratica. Allora, quando la società è formalmente democratica, ma le diseguaglianze si riaprono sempre di più, è necessario giustificare queste diseguaglianze con l'idea di meritocrazia, cioè che chi riesce ce la fa, quello che merita, e gli altri devono dare la colpa a se stessi. Quindi l'idea che, a fronte di un modello che contiene la spesa pubblica e quindi riduce i diritti, e in particolare i diritti dei ceti meno abbienti, che pagano sempre la riduzione e il contenimento della spesa pubblica, questo per la sanità, questo per la scuola, questo per le pensioni e questo anche per l'università, ovviamente bisogna giustificare questa situazione il discorso selettivo e dell'eccellenza. Possiamo fare un esempio, per esempio il governo Renzi, che propose quelle cattedre NATTA che poi fortunatamente non furono mai veramente attivate, cioè che prevedevano, ricorderete, un percorso alternativo a quello dei concorsi per riservare dei posti all'eccellenza. In una situazione che eravamo pochi anni dopo la grande crisi di 2008, in una fase in cui, a differenza di oggi, che c'è stata la pandemia, che ci sono stati partiti sovranisti a due cifre e via dicendo, l'Europa reagiva con l'austerità più cieca e più nera. Generazioni di universitari disperati tagliati fuori, anziché investire di più sulla ricerca e l'università, venivano istituite queste cattedre, cioè noi non ti diamo università più soldi, ma ti diamo qualche briciola che però decidiamo noi a chi darla, e cioè a delle eccellenze, con il retropensiero che ovviamente il personale universitario non è moralmente affidabile per poter individuare le eccellenze, e invece il ministero sicuramente sì. Non era ancora il governo dei migliori, ma insomma. Ovviamente Renzi è stato un po' il cavallo di Troia che ha cercato di introdurre questi elementi di neoliberalizzare l'intero fronte del centro-sinistra, diciamo progressista italiano, posto che il centrodestra aveva già avuto con Berlusconi grossi stimoli in questo senso. L'idea era quello di sganciare questo fronte dalle sue basi popolari e sindacali, sostanzialmente,
E questo lo pensiamo a un libro fondamentale, da un certo punto fondamentale da un punto di vista sociologico-culturale, cioè Il liberismo è di sinistra di Giavazzi Alesina del 2007, raccoglieva tutti i loro interventi sul Corriere della Sera, Sole 24 Ore, eccetera, in cui sostanzialmente loro dicono non bisogna investire di più sull'università, ma riversare le risorse sull'eccellenza. Giavazzi, sapete che è stato preso da Draghi ora come suo principale consulente. Lo stesso concetto viene ripetuto un anno dopo da Roger Abravanel, che è editorialista del Corriere della Sera e sarà consulente della Gelmini, il quale nel bestseller Meritocrazia dice esattamente la stessa cosa. Non bisogna investire di più sull'università, ma bisogna che il finanziamento vada soprattutto sulle eccellenze. In questo modo ovviamente ci dimentichiamo il fatto che le università sono sottofinanziate. Alla base di tutte queste idee, che cosa c'è? C'è l'idea che un sistema universitario, ma ripeto lo stesso discorso e varrebbe a maggior ragione di più, vale per la scuola, che un sistema di istruzione, che il sistema di istruzione debba puntare a produrre l'eccellenza, e quindi le classi dirigenti. È un discorso di fatto neogentiliano, non abbiamo la possibilità ora, a meno che di non farlo dopo nel dibattito, di fare una genealogia anche italiana di questo filo di percorso, ma appunto l'idea è che il sistema di istruzione debba servire a produrre le classi dirigenti, creare canali alternativi di tipo professionale. Pensiamo al discorso introduttivo di Draghi quando si è insediato, e ricordiamo che Gramsci, con riferimento a Gentile, alla riforma Gentile, diceva sempre: non vi fidate di chi si propone come democratico parlando dei percorsi professionali, perché sostanzialmente pensa a una società che si divide in classi in maniera rigida. Ed è un'idea diversa da quella di un sistema di istruzione anche superiore, anche universitario, che invece è votato all'elevamento complessivo della società. Come diceva la Giardini, l'eccellenza come fatto diffuso. Questo non significa che questo sistema non possa o non debba valorizzare le eccellenze, nel senso le punte in cui si concentra la qualità della ricerca, della scienza, dell'arte, via dicendo. Assolutamente no. Ma questo stesso livello apicale non può altro che giovarsi di un sistema che valorizza e spinge in avanti l'intera società, l'intero corpo sociale. E questo il problema, il discrimine di fondo. Ecco, io ora non voglio parlare tanto, faccio veloce. Diciamo che oggi i due modelli a cui soprattutto i meritocratici italiani guardano, che sono quello francese e quello anglosassone, sono in crisi. Nel 2018 è uscito il libro di un alto dirigente della pubblica amministrazione francese, Daniel Guilbault, che, ispirandosi a Bourdieu, ha scritto un pamphlet sulle grandi école che lui ha frequentato, dicendo sostanzialmente che si tratta di istituzioni in cui si trasmettono soprattutto codici di comportamento che puntano appunto al credenzialismo, al titolo, incentivando una logica strategica e consumistica a tutto discapito dei contenuti culturali che sono bassi, lui dice. Piero Sanvallon ha individuato, questo è molto interessante, ora purtroppo non ci si può soffermare, una genealogia dall'illuminismo di questa che lui chiama la meritocrazia del vertice in Francia, e che interessa anche l'Italia, perché
perché lui dice, Rosanne Vallon, che questa ha accomunato conservatori e progressisti. Anche in Italia un progressista come Salvemini alla fine aderì, fu abbastanza vicino alla fine alle linee della riforma Gentile. Perché l'idea qual è? L'idea è che la visione illuminista da Diderot, che poi passa anche alla Rivoluzione francese, è che bisogna gestire anche lo spostamento sociale che si stava producendo con i processi di industrializzazione e individualizzazione. La gestione dello spostamento sociale si fa in che modo? Creando una piramide e aprendola a alcuni elementi che dai ceti subalterni possano salire in alto e ascendere la piramide. Ma in questo, e si crea quindi questa meritocrazia del vertice. Ma in questo modo, infatti, chiunque voi, qualunque meritocratico italiano, anche di oggi, Abravane, Giavazzi, Perotti, eccetera, se gli chiedete, loro ritengono di essere democratici, perché una società che apre al merito, sostanzialmente apre al merito anche dei ceti subalterni. Ma ovviamente sappiamo bene che nel momento in cui non sono garantite le pari opportunità di partenza con adeguati strumenti redistributivi e pesanti strumenti redistributivi, come anche Daniel Guilbault faceva notare, questa situazione rimane una situazione per cui i ceti privilegiati riproducono se stessi e ogni tanto qualche soggetto dal basso, geniale, che per fortuna trova determinate condizioni positive, sale in alto della scala. Ma questa non è, e concludo, la situazione di una società democratica dal punto di vista sostanziale, perché una società democratica dal punto di vista sostanziale punta a un elevamento culturale di tutta la base sociale, in cui poi ovviamente a livelli di istruzione superiore, eccetera, si formeranno diverse competenze, anche in momenti di eccellenza, eccetera, ma con l'idea di elevare l'intero corpo sociale. E io per il momento mi fermo qui, anche perché ho visto Maurizio che è comparso. Sì, vabbè, volevamo ringraziarti innanzitutto. Daniela voleva aggiungere qualcosa prima di dare spazio agli interventi. Tra l'altro, nel dare la parola a Daniela, faccio notare che, come dire, la platea si è allargata nonostante, diciamo, la mezz'ora sia stata superata, il che significa che è stato bravissimo e che il tema ovviamente viene sentito. Io, prima di dare la parola a Daniela, che vuole dire giustamente una cosa, ma mi sono trovato nella parte scostumata di indicare un tempo in qualche maniera, io direi che appunto siamo più eccellenti di quanto viene dichiarato, se posso fare una sintesi volgare però semplice, che il principale problema, e concordo con te, è il sottofinanziamento, che tra l'altro incide in queste storie che, come dire, dovrebbe, come si dice con termini vecchi, mobilitare tutti gli atenei, tutti i professori e tutti quanti, anche e soprattutto gli ingressi che vengono penalizzati. Parlo di cose di attualità, non solo cose astratte, diciamo, nei libri, non perché i libri non servano, ma perché... Due parole a Daniela e poi diamo parola a tutti quanti le curiosità. Daniela. Sì, brevissimo, soltanto per ringraziare il professor Cingari per questa sua... questo suo bel seminario. Diciamo che io sono rimasta molto colpita soprattutto dal fatto che abbia voluto chiarire quanto in Italia non vi sia un problema di merito, ma un problema di sottofinanziamento delle università, e che come soprattutto si voglia, e che più che, diciamo, un sottofinanziamento, anche una destinazione di risorse verso alcuni atenei piuttosto che altri. Quindi poi faremo un altro seminario anche su questi problemi, e quindi, perché si parla, no, di atenei di eccellenza nei quali puoi far confluire persone eccellenti, cioè si utilizza questo termine dell'eccellenza
come per far capire che esistano dei professori di serie A e dei professori di serie B. Quelli di serie B possono, diciamo, competere con l'Università di Melbourne, mentre gli altri devono competere con le migliori università. Questo è un grossissimo problema, che a mio avviso poi la legge 240 ha accentuato in una maniera incredibile. Ora, grazie ancora per questo brillantissimo intervento, non voglio più rubare tempo perché ci sono tante domande e quindi ora passo la parola a Maurizio per moderare la sessione delle domande. Grazie ancora, Salvatore, grazie. Grazie a voi. Io vedo che la prima persona è un collega dell'Università di Roma, Tor Vergata, Vito Michele Abrusci, se leggo bene, prego. L'audio dovrebbe essere sistemato. Pronto? Vediamo un attimo, c'è l'audio staccato però, Se no passiamo alla seconda e poi recuperiamo, vediamo se c'è. Pronto? Sono bloccati al momento gli audio. Voi mi ascoltate gli altri? Ecco qua, vediamo il secondo. Recuperiamo, ok, perfetto. Vedo. Prego. Non so chi ha l'audio connesso, vedo tra i primi due qualcuno che ha l'audio connesso. Sono all'audio attivo. Perfetto, allora Alberto, credo che sia Alberto Incoronato. Ok, salve. Anch'io voglio associarmi ai ringraziamenti che ha fatto Daniela per l'intervento di Cinghiari. Intervento che, almeno per quanto ci riguarda come CIGUR, ci fa sentire meno soli, perché le questioni che lui ha sollevato sono questioni intorno alle quali noi ci siamo esercitati ormai da tempo. Quindi saluto positivamente questo incontro. Farò dei commenti rapidissimi. Una cosa che nessuno dice, almeno io non sento mai, con riferimento alle politiche meritocratiche nella distribuzione del fondo di funzionamento ordinario, che evidentemente c'è una contraddizione in termini, perché se quei soldi sono per il funzionamento ordinario, cioè sono fondi indispensabili per il funzionamento, se tu me li vai a tagliare, evidentemente stai, come dire, stringendo un cappio intorno a quell'università. E però pare che questa questione non venga rilevata. Il senatore ha fatto riferimento a un documento della CRUI. Mi è parso di capire che però riteneva che questo documento non sia pubblico. In realtà il documento è pubblico. È stato... No, lo so. Ah, ok. Allora ho frainteso, scusami. Ok. Alcune questioni molto... alcuni commenti molto rapidi, per esempio, relativamente a quello che sta succedendo circa il risultato di queste politiche che sono di fatti discriminatorie per quanto riguarda l'accesso all'università. Ho letto proprio alcuni minuti fa un report dall'Economist dove quelle politiche di accesso all'università per gli studenti stanno proponendo una serie di problemi, perché evidentemente fare il test, tra virgolette, non serve scegliere tra i migliori, perché in realtà si mettono a confronto due persone che sono svantaggiate, chi viene da un contesto che è un contesto che è molto stimolante, che ha una serie di risorse per poter arricchire la propria formazione, evidentemente non può che può avere un risultato migliore se confrontato con qualcuno che invece si è trovato in un contesto sociale molto disagiato. È stato pubblicato sull'Economist di questa settimana o della settimana scorsa. Passiamo ai ranking, anche qui molto, molto velocemente. Sul Nature c'è stato pubblicato, credo la settimana scorsa, qualcosa di relativo al ripensamento nell'ambito del ranking, però ovviamente un ripensamento che non pone in discussione totalmente il ranking stesso. Si è ancora nell'illusione che, facendo una serie di aggiustamenti,
alla fine è comunque possibile arrivare ad aggiustare questo sistema di ranking, anche perché poi è molto più semplice scegliere fra numeri che piuttosto che mettersi a fare delle valutazioni approfondite. In chiusura, per chi almeno non lo sapesse, recentemente, credo sia l'anno scorso, sì, in piena pandemia, abbiamo scoperto, almeno io ho scoperto, una vittima illustre per quanto riguarda il sistema di valutazione nell'ambito delle pubblicazioni. E questa vittima illustre è stato, guarda caso, il creatore del cosiddetto H-index, che credo quasi tutti quelli che ci stanno ascoltando conoscono perfettamente. Il creatore dell'H-index è un fisico che si occupa in particolare di fisica dello stato solido e ha elaborato una teoria alternativa rispetto alla superconduttività. Morale della favola, ha scoperto che l'indice di citazione di questo suo articolo era pari a zero. E allora si è posto tutta una serie di problemi per quanto riguarda le valutazioni, in quel caso fatto anche dalla peer review, che determinano poi il risultato della valutazione. E questo, che in chiusura, se non sto per chiudere, mi fa venire in mente quello che ha detto, quello che diceva una commissione della House Commons del Parlamento britannico quando fece un auditing a livello mondiale proprio per guardare al sistema del peer review. E una delle cose che diceva è sostanzialmente la bontà del sistema di peer review è esclusivamente dipendente dall'onestà dell'operatore. Dico questo perché chi fa un lavoro, in particolare alle scienze dure, si è scontrato milioni di volte con atteggiamenti problematici da parte dei revisori, che sono la citazione obbligatoria dei lavori del referente, chi faceva il peer review e così via. Non voglio togliere altro tempo, ringrazio ancora una volta. Ultima cosa, scusatemi, sempre a riferimento della Cina, è interessante sottolineare che la Cina in tempi, oramai da alcuni anni, credo due anni e mezzo, tre anni, ha avviato un processo di profonda revisione sui meccanismi di valutazione per quanto riguarda gli operatori, in particolare i docenti e i ricercatori universitari. La Cina, che a partire dal 78-80 aveva importato quei modelli mandando all'estero propri studenti, questo lo dico anche perché io l'ho incontrato alcuni di questi quando facevo il dottorato in Inghilterra nel 78-82, e la Cina, dopo che ha mandato queste persone all'estero, che hanno acquisito le metodologie operative nell'ambito della ricerca, queste persone sono ritornate nel paese d'origine e hanno via via occupato posti di responsabilità all'interno dell'università e dell'Accademia delle Scienze, ebbene, e hanno applicato quei criteri, il governo cinese si è reso conto che quel sistema di incentivi e di valutazioni non faceva altro che favorire il conformismo scientifico, che è sicuramente quello che non serve per il progresso delle conoscenze. Se noi vogliamo dei salti paradigmatici per quanto riguarda le conoscenze, certamente quello non è il sistema. E la Cina sta implementando, lo dico con riferimento a ciò che è stato pubblicato fino a qualche mese fa su Nature, direttive del tipo: cara università, se tu non butti nel cestino questo sistema di valutazione, io ti dico che non ti do più i finanziamenti come te li do nel passato. Qualcosa di simile sta accadendo anche per quanto riguarda l'acquisizione dei dottorati di ricerca, dove sostanzialmente nel mondo occidentale facciamo la rincorsa a far sì che i nostri studenti di dottorato pubblichino, parlo per le scienze dure ovviamente, riviste ad alto indice di impatto, questa cosa viene bandita. Non c'è interesse che uno studente di dottorato pubblichi ad ogni costo, c'è interesse che uno studente di dottorato acquisisca una metodologia, un approccio che gli possa consentire di fare ricerche e soprattutto, come dicevo in precedenza, una
praticamente l'eliminazione dei vecchi sistemi, e chiudo che, dicendo che se uno si va a vedere il budget che il governo cinese ha dato alla ricerca, si renderà conto che nell'ambito del finanziamento, il finanziamento alla ricerca cosiddetta di base, apre e chiudo una parentesi, un termine che io non gradisco perché induce l'idea erronea che la ricerca sia fatta ad un albero con due rami, applicata e di base, ma preferisco un termine che non è mio, ma della LERU, League of European Research University, che è ricerca non applicata e applicata. E quindi, vabbè, mi fermo qui, altrimenti finisco con un grande troppo e torno. Diamo parola anche agli altri. Allora, dare la parola alla persona che si era prenotato per primo. Professore Alberga, se leggo bene, perché adesso mi è scomparsa la scritta. Prego, vedo che il microfono è acceso, magari... Sono io? Perfetto, eccomi. Sono Abrusci. Sì, non leggevo male il cognome. Mi scusi. No, semplicemente voglio congratularmi con il relatore per le cose che ha detto, e in particolare mettere con forza l'attenzione di tutti, e speriamo del governo e della CRUI, cosa che dubito, sul fatto che è assolutamente indispensabile ormai puntare come prima richiesta a chiunque governa l'Italia di portare il finanziamento dell'università a livello medio europeo. Un paese come l'Italia, che da vari anni, da decenni ormai, si sta proprio impoverendo perché ha un finanziamento che è agli ultimi posti, lo dice la stessa CRUI in un documento recente, finalizzato ad altro negativo. Ecco, un paese così, anche la sua, il fatto che molta produttività del paese è molto alta, come ha detto bene il relatore, questo potrebbe anche diventare falso nel futuro, perché questa produttività alta era conseguenza di un momento, fine del secolo scorso, in cui non è che eravamo molto ricchi in università, ma c'era molto di più rispetto a quanto c'è ora in proporzione al resto del mondo. E il finanziamento elevato, portando a quel livello medio europeo almeno, serve proprio a garantire, come giustamente ha detto il relatore, quella libertà di ricerca che è indispensabile, in modo da poter scindere il finanziamento della ricerca e eventualmente, con discorsi da rifare, eccetera, quello che è la premialità. Se non si finanzia in modo libero tutta la ricerca e non... È caduta la linea, ma... No, è staccato il microfono. Ti è staccato il microfono. Sì. Però... Attiva audio, ora si sente? Okay, sì. Adesso sì, un attimino, insomma, ma mi sembrava il concetto chiaro e condiviso. Di questo, di aumentare anche per proteggere la ricerca scientifica libera, e poi bisogna anche fare, secondo me, un'azione culturale molto forte, e cioè sfidare i liberisti, quelli che stanno imperversando, su una necessità assoluta, e cioè come non solo valutare, e Gesù valutarlo, la produttività nel senso di risultati della ricerca, ma valutare la innovatività, la originalità, la maniera di tentare nuove strade, perché quello che sta succedendo non solo in Italia ma in tutto il mondo, come diceva il collega, ha parlato poco fa, è che la ricerca si sta sempre più condensando nei filoni già assodati e non all'intraprendere nuove vie. Ecco, e poi come valutare anche la capacità non solo di ottenere risultati, ma di aprire nuovi orizzonti. Ecco, questo non si potrà mai fare a livello quantitativo, e questo proprio mostra come la valutazione non può essere qualcosa di meccanico. Ci vuole una interazione fra qualche dato concreto, ma ci vuole proprio un pensiero dietro.
Poi ultima cosa, effettivamente bisogna puntare a questo elemento molto giusto, ha detto anche il relatore nella sua relazione, cioè lo scopo dell'università non è solo la produzione cartacea o di documenti o di risultati, è quello di elevare il livello culturale delle società. E questa funzione che deve essere perseguita, elevare nel senso di diffondere la conoscenza e portare il massimo di persone nell'università. E l'Italia ancora è uno dei paesi che, guarda caso, ha il numero più basso di studenti universitari e di laureati. Grazie. Grazie per l'intervento. Salvatore, raccogliamo un altro paio di spunti e poi diamo una cosa. Io ricordo che ovviamente lo spunto di questo incontro non è di arrivare a una proposta, ma di aggregare persone in particolare che si possono iscrivere, possono partecipare in altri momenti su cui magari poi lì provare a dare delle risposte. Scusami, Daniela. Intervengo un attimo io proprio su questa cosa. Siamo di essere sintetici. Su questa cosa, perché io penso che, così come abbiamo più volte detto, che soltanto quando si è uniti si dà la forza per poter agire anche nelle sedi opportune, cercando anche di modificare anche in maniera legislativa, no? Attuare delle modifiche. Se si è iscritti tutti quanti in una associazione come quella del CIPUR, voi ci darete la forza per portare avanti le vostre idee e quindi poter continuare in tal senso. Grazie. Grazie Daniela, scusa per la precisazione. Io, Fabio Bozzetto, che prima aveva alzato la mano, poi do la mano anche agli altri. Ti domandava, come dire, ma mi sembra una domanda pleonastica, come mai, come dire, c'è questa ideologia associata all'eccellenza? Si tratta di un equivoco, di indolenza, di sabotaggio con questa sorta di vincolo esterno impazzito di burocrazia barocca autoreferenziale? Come dire, una domanda che oserei dire quasi pleonastica, però è una domanda che poi in fondo è giusto porsi. C'era prenotata Petronia Carillo, alla quale do la parola. Così poi rispondiamo un po' complessivamente, Salvatore. Mi sentite? Sì, sì. Ok, vorrei anch'io ringraziare Salvatore Cingari, perché parlare di questi argomenti in modo così semplice, lineare e comprensibile non è semplice. E prendendo anche lo spunto da Daniela, vorrei fare una riflessione. Vorrei dire che il mondo politico negli ultimi anni si è occupato costantemente di università e ricerca e ha avuto come unico vero interlocutore soltanto la CRUI. Le audizioni sono state fatte a tutti, non in alcuni periodi, ma quasi sempre a tutti. Ma la CRUI è stata l'unica che è stata ascoltata, anche perché la CRUI era quasi sempre d'accordo. E il vero risultato è stato che c'è stato un taglio del finanziamento statale superiore al 1 miliardo di euro negli ultimi 11 anni, forse 12. È una mia opinione, ma non solo la mia, che i governi sono riusciti a fare cassa utilizzando i fondi dell'università, perché noi eravamo quelli maggiormente aggredibili. La nostra aggredibilità è dipesa dal fatto che noi abbiamo sempre ritenuto di non essere lavoratori, cioè noi non siamo lavoratori, noi siamo qualcosa in più. Per questo motivo noi non siamo riusciti a fare massa critica. Come diceva Daniela, per difendersi bisogna fare massa critica, bisogna difendersi insieme. Questa nostra indifendibilità che abbiamo causato noi stessi ha consentito la costruzione di un apparato normativo che, mascherando con la richiesta di eccellenza il miraggio della premialità, ha mascherato il definanziamento dell'università, cioè l'ha usato come salvadanaio. Lo ha potuto fare perché, come diceva Salvatore prima, ha fatto un utilizzo strumentale dei mezzi di informazione, ci ha messo in cattiva luce, non che alcune cose non fossero vere, alcune erano vere, però accadevano perché la politica le permetteva e l'ha permessa anche la 2.40, questo potenziamento ulteriore della casta, cioè la casta non è mai morta, la casta è solo diventata più forte grazie alla SN e alla legge che ha consentito non un
un avanzare dei migliori, ma ha consentito che praticamente non ci fosse una reale opportunità per tutti. Per cui basta tornare solo un po' indietro per capire che c'è veramente un disegno. Parlando di Renzi, c'è un articolo del 3 febbraio del 2011, quindi qualche giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della 240 del 2010, che diceva, e sono andata a cercarla per questo ve le leggo, il ministro avrebbe dovuto avere il coraggio di chiudere la metà delle università italiane. Servono più a mantenere i baroni che a soddisfare le esigenze degli studenti. Per cui, diciamo, forse è il momento di capire che se non facciamo sistema nel contrastare le scelte sbagliate del governo, della politica, della CRUI, dei nostri stessi colleghi, non potremo mai rendere l'uguaglianza di opportunità reale e cederemo a questo mito dell'eccellenza che in realtà è soltanto un mito, perché di realmente eccellente c'è veramente poco. Ho finito. Grazie, voglio dare la parola a Maurizio Pagano perché ha chiesto la parola. Se cerchiamo di essere tutti quanti stringati, non solo raccogliamo delle idee, pronto? È scomparso. Maurizio Pagano aveva chiesto la parola, non lo vedo più. Ci sta? Prego. Dovrebbe il microfono, lo vedo attivo. Voi sentite? Io no. Ah, bene, giusto per capire. Però se Maurizio Pagano ci ascolta, può parlare perché gli abbiamo dato la parola. Prego. Allora, un attimo, mentre Ci sono problemi, ci sono magari. problemi, però c'è un'altra richiesta, Emma Buondonno, prego. E poi recuperiamo. Naturalmente arriveremo anche a delle conclusioni, lo dico anche a Salvatore. Grazie, mi sentite? Buonasera. Veramente molto interessante tutto il discorso, ma torniamo come sempre agli aspetti, come dire, di base, quelli proprio riassunti velocemente da Petronia. Mi ha colpito molto il messaggio dell'intervento che ha preceduto Petronia, proprio sulla questione che bisogna cambiare la prospettiva, cambiare il paradigma, cioè pensare che il ruolo dell'università sia effettivamente quello di elevare l'intera società nella sua più ampia accezione. Il meccanismo, diciamo, in atto ormai a noi è molto chiaro: dal 2010 si rafforzano delle leadership che anche nel recovery plan credo che si debba appunto approfondire poi quest'altro argomento perché si introduce ancora di più amplificato questo concetto di una eccellenza e di una meritocrazia molto pilotata, tanto è vero che si discute di leader territoriali dei settori di ricerca. E quindi io vorrei far porre l'attenzione per come noi affrontiamo nel CIPUR queste questioni sull'orientamento che sta invece si sta percorrendo anche per quanto riguarda le risorse aggiuntive del Recovery Plan. E quindi si amplificheranno gli effetti negativi di una concezione dell'università e della ricerca fondata su una meritocrazia che invece è rivolta più a punire le differenze di pensiero, le avanguardie dei diversi settori. E quindi penso che sia ancora più importante avere un ruolo come associazione CIPUR, perché nell'ultima riunione fatta dalla FLC-CGIL con Verducci, che adesso senatore del PD, che è anche presidente della Commissione Cultura, ovviamente il tema è solo concentrato sul reclutamento perché si è ancora di più precarizzata e allungata la vita, diciamo, del
delle nuove generazioni per l'immissione nei ruoli della ricerca e della carriera accademica. Quindi secondo me siamo in un momento molto complesso e non dobbiamo farci sfuggire l'attenzione sul recovery plan e l'orientamento che si sta assumendo. Grazie, scusatemi. No, figurate, grazie a te, grazie a tutti quelli che vogliono intervenire, ma appunto per questo chiedo interventi brevi, anche perché Salvatore voglio dare il tempo di rispondere. Poi ovviamente dico una cosa ovvia, abbiamo altri due seminari che in realtà ricoprono, invito tutti quanti quelli che oggi hanno partecipato e anche di più, non solo a partecipare ai seminari, iscriveteci, dare un contributo con le idee, voglio dire francamente è un'azione che ci sentiamo moralmente di dover fare per allargare proprio questo, l'interesse anche tra di noi, perché voglio dire, se non c'è un interesse della società ci deve stare tra noi. Allora, ma Pagano, se ricordo bene, vorrei dare, ok, perfetto, riproviamo. Non sento nulla, il microfono sembra aperto, forse il volume è basso. Possiamo, altrimenti magari se scrive la domanda voglio passarla mentre... L'aveva già scritta, credo. No, l'ha scritta Fabio Bozzetti e l'ho letta. Riproviamo, era il nome, non mi ricordo com'era, ma Pagano sicuro. Maurizio. Perfetto. Maurizio Pagano. Ok. Che tra l'altro è molto bravo con la roba informatica, per cui è strano che non riesci. Sì, ho visto che è un tuo ammiratore. Diamo nel frattempo, diamo a Salvatore, così almeno dà delle risposte anche. Sì, anche perché abbiamo sollevato di tutto e di più, voglio dire. Naturalmente delle risposte sintetiche, Salvatore, perché non abbiamo la pretesa di risolvere i problemi del mondo e dell'università in una battuta. Vari pensieri. Grazie. Sì, su tanti di questi interventi ovviamente non ho molto da dire se non condividere, diciamo, condivido praticamente totalmente tutto quello che è stato detto. Diciamo che quella domanda di un po' così delle 100 pistole su perché c'è l'ideologia dell'eccellenza, detto in breve, sicuramente noi ci troviamo di fronte a una neoaristocratizzazione delle nostre società, è il frutto di quella che è stata definita da alcuni autori come Harvey, come Marco Revelli, come Gallino, una lotta di classe all'inverso, cioè dopo una fase di riduzione delle diseguaglianze fra gli anni 50 e gli anni 80, e una espansione dei diritti sociali, c'è stata una reazione e all'interno di questa reazione, su cui ora però non credo abbiamo il tempo di approfondire, anche se sarebbe molto interessante, c'è anche appunto, come ho accennato prima, il tentativo di legittimare a livello di massa i processi di riduzione dello stato sociale e dei meccanismi di redistribuzione e di attacco alle istituzioni pubbliche anche con questa ideologia selettiva del merito che punta, che si lega anche appunto a una idea neoelitaria, cioè l'idea che la società deve essere diretta dai migliori. Tutto ciò c'è anche un corrispettivo politico, pensate che l'università di Princeton, quindi diciamo un'eccellenza, ha prodotto due best seller fra il 15 e il 16, The China Model di Daniel Bell e Against Democracy di James Brannon, che entrambi sostanzialmente dicono che dobbiamo liberarci, non è l'università di Minsk, è l'università di Princeton, che dobbiamo liberarci della democrazia elettiva, del suffragio universale, e dare i diritti politici, la pienezza dei diritti politici solo ai soggetti, a una minoranza di soggetti competenti e titolati e selezionati attraverso test e via dicendo. Si tratta di due bestseller, ripeto, no, sia di massa che diciamo a livello accademico. Tutto questo ha un per esempio in Italia il già citato Roger Abravanel ha pubblicato quest'anno un libro intitolato Aristocrazia 2.0.
dove dici, che ha come sottotitolo una cosa tipo solo un'elite può salvare l'Italia, e parla proprio del governo dei migliori, che voi vi ricordate a cosa fa riferimento, perché il passaggio di governo che abbiamo avuto, a prescindere poi ora dalle posizioni politiche, però oggettivamente si è trattato della risposta a degli accenni timidi e contraddittori a livello redistributivo che venivano visti come assistenzialistici del governo precedente. La risposta è stata un ritorno pilotato dall'alto a invece criteri selettivi, e ovviamente tutto questo è stato veicolato da Renzi, ma questo non lo dico per polemica politica o addirittura personale, lo dico perché Renzi è stato colui che più di tutti ha incarnato questa narrazione, l'ha veicolata nel centro-sinistra. L'altra cosa a cui faccio riferimento degli interventi che ci sono stati, e poi mi zittisco così vediamo se c'è ancora un spazio, è il discorso della figura del professore universitario che è stato attaccato e via dicendo. Noi teniamo conto che abbiamo subito una riduzione del nostro status, non solo simbolico ma anche economico, e le due cose non sono slegate, perché nel periodo in cui abbiamo avuto gli scatti bloccati da 2010 al 2020 è stato il periodo in cui si è accanita maggiormente la campagna nei nostri confronti. Quindi è stato un modo per dire, proprio per ridurre il nostro status e per dire voi, per esempio, i magistrati hanno vinto la causa, mentre noi no, perché è stato detto che noi non avevamo lo stesso rilievo costituzionale dei giudici. Però questo non è una questione corporativa, perché non ho interesse a difendere, appunto, cioè, c'è questo interesse, soprattutto un sindacato ovviamente lo deve fare, però ora io in questo momento, nella mia qualità di relatore, non miro tanto a questo, miro a evidenziare come questa sia una dinamica dei nostri tempi, che per esempio per il personale sanitario ha avuto una importanza in negativo ancora maggiore, e ne abbiamo visto le conseguenze. Quante campagne sulla mala sanità hanno affiancato i tagli alla sanità che 10 anni fa tanti esponenti politici dei partiti, anche di centrosinistra, dicevano che era necessario fare, perché poi ed è il solito discorso, cioè anche per il Sud Italia, quando è stata chiusa la cassa per il Mezzogiorno all'inizio degli anni 90, e ovviamente si faceva riferimento ha un effettivo utilizzo che faceva la mafia, la criminalità organizzata spesso di quei fondi, però il problema non era fare la lotta alla mafia, non abolire la cassa per il Mezzogiorno, tant'è vero che dopo di allora il Sud ha ricominciato a decadere, c'era questa idea che lo Stato non doveva più intervenire economicamente, ma doveva diciamo creare le condizioni affinché si formasse spontaneamente un'imprenditorialità e via dicendo eccetera. Da allora il Sud ha ripreso, si è riaperta la forbice tornando ai livelli, è ripresa l'emigrazione praticamente e via dicendo. E così è successo con la sanità, non è che siccome ci sono i grandi baroni della sanità che spesso appunto più che quelli dell'università sono quelli della sanità nelle facoltà di medicina, ma non è che siccome ci sono loro bisogna fare i tagli alla sanità, perché i tagli alla sanità poi producono problemi ben maggiori capito, della corruzione dei baroni della sanità. Bisogna agire contro di quelli facendo che cosa? Una società più giusta che non produce oligarchie, e che una società più uguale che non produce quelle stratificazioni da cui poi vengano fuori i baroni. Ecco, e allora in quel modo, come dice Nadia Urbinati, e finisco subito, non è l'eguaglianza che si fonda sul merito, ma è una società più giusta, cioè non è la giustizia sociale che si fonda sul merito, ma è il merito che fiorisce da una società più giusta.
merito che io però intendo sempre come differenza, come talenti differenti di ogni singolo soggetto, non il merito codificato dall'ANVUR. Ecco. Salvatore, grazie. Abbiamo due interventi scritti che leggo. Uno mi sembra ovvio e condivisibile, però lo leggo, di Alejandro Marcaccio, che immagino sia di origine spagnola. Dice, grazie, sì, argentino. Salvatore. Argentino, di origine, insomma, esatto. Per la tua... argentino. Mi pare che l'analisi andrebbe estesa a tutti i livelli di istruzione, il progetto di devastazione culturale in atto è olistico e parte addirittura dalle primarie e secondarie, dove ci si concentra più sulla coltivazione dell'idiotismo specialistico a discapito della formazione della coscienza critica. Beh, questo è condivisibile, è chiaro che, come dire, qui ci stiamo concentrando sull'aspetto universitario, sì, ma c'è un aspetto più generale, d'altro canto tanto più generale, che coinvolto altri settori della vita pubblica essenziali, posso dire, come quello della sanità. Non apriamolo perché, come dire, questa cosa, però è chiaro che ci sono degli aspetti logici. Poi leggo l'intervento di Maurizio Pagano, che non riusciva a intervenire via voce. Vorrei conoscere l'opinione di Salvatore Cingoli sulla questione dell'interdisciplinarità. I criteri di valutazione tendono a scoraggiare lo studio di tutte le tematiche che si trovano al confine tra discipline diverse e questo, secondo me, incide negativamente su molti degli aspetti qualificanti della ricerca, come la capacità di produrre un sapere davvero critico e la possibilità di essere incisivi sul dibattito pubblico. A questo aggiungo, a Salvatore, che per esempio nell'ultimo bando VQR c'è una voce specifica che di fatto, quindi non è solo un'interpretazione in questo caso, c'è anche un elemento tecnico, e nel dare la parola a Salvatore in qualche maniera per le battute finali, perché non possiamo che concludere, è chiaro che la domanda grande, a parte iscrivetevi, partecipate e roba varia, è dare delle risposte alternative, altrimenti, questo me lo dico da cittadino, il rischio è che la critica e basta non è sufficiente. Questo lo dico perché è una domanda che pongo a me stesso prima che a Salvatore, giusto per dare a lui la parola e poi chiudere con Daniela, diciamo, giusto un saluto finale a tutti quanti hanno partecipato ben oltre l'ora prevista. Grazie Salvatore, prima di tutto. Sì, allora il rilievo di Alejandro è giusto, infatti è anche venuto fuori dalla discussione ogni tanto precedente e ovviamente non abbiamo potuto approfondire il discorso della scuola, però c'è un assoluto parallelismo che ovviamente conforta tutto quello che abbiamo detto, nel senso che è un problema di sistema, non un problema solo di attacco all'università. E lo abbiamo visto, per esempio, per il curriculum dello studente. Per esempio, l'idea del ministro di continuare in permanenza con esami di maturità senza compiti scritti anche dopo la fine della pandemia. A che cosa fanno riferimento? Fanno riferimento a uno svuotamento di fatto dei contenuti della scuola a vantaggio di una visione di soggetti pronti a fare da capitale umano. Ecco. Tutto questo che ha a che fare con l'idea dell'eccellenza col merito? Col fatto che alla fine la scuola deve portare a creare dei lavoratori che poi fanno riferimento a delle figure apicali, ma non a una crescita collettiva che ti porta a una scuola in cui l'eccellenza è diffusa. Tutto questo ovviamente è un discorso che poi vale anche per l'università. E l'interdisciplinarità ovviamente è uno di dei temi che ci aiutano a capire come questo modello di merito e di eccellenza, questo modello di valutazione quantitativa, sia omologante e repressivo, autoritario, perché è ovvio che l'interdisciplinarietà è uno fa parte di quella capacità del ricercatore di spaziare autonomamente, di sviluppare la propria creatività. Se un fisico scopre qualcosa legato alla chimica nel fare i suoi e si vuole infilare in quella, poi dopo c'ha difficoltà, perché se è ancora ricercatore o associato e deve fare il concorso preordinario, c'è il rischio che lo boccino scrivendo che la sua è stata un grande contributo alla scienza, ma che purtroppo l'abilitazione fisica non gli si può dare perché è stato un altissimo contributo che forse gli farà vincere il premio Nobel, ma è classificato nella chimica e quindi purtroppo non gli si può dare. Ovviamente questo se non ha sufficienti patronage nella commissione d'abilitazione. Quindi ovviamente è una situazione, cioè anche lì è che il problema è che le valutazioni sono soggettive e ogni tipo
di prodotto, di curriculum, eccetera, è giudicabile positivamente nella sua interdisciplinarità come nella sua settorialità, a seconda delle situazioni. Sono i casi, tipico caso di riduzione della complessità. Poi tra l'altro con vari paradossi, come sempre con l'ANVUR, per cui le commissioni di abilitazione in genere devono valutare all'interno di una determinata disciplina e l'interdisciplinarità è bandita. Nei PRIN invece, in determinati progetti europei, invece l'interdisciplinarità è incoraggiata e favorita. Per cui purtroppo, insomma, è una situazione, per quanto riguarda, diciamo, le risposte in positivo, è assolutamente, come diceva un collega prima, la prima cosa è arrivare a un livello medio di finanziamento del sistema a livello europeo, per esempio utilizzando, e questo ovviamente dal punto di vista politico si fa aumentando il livello di redistribuzione, quindi tassando i patrimoni. Ovviamente la tassa è stata fatta ora sui grandi gruppi multinazionali, potrebbe anche andare in parte in questo, anche se abbiamo capito che poi insomma è poca roba, e via dicendo. Mi sono spinto a un livello politico più generale, perché se dobbiamo essere costruttivi è giusto, perché poi ti chiedono: ma questi soldi da dove si prendono? Come hanno chiesto a Piketty l'altro giorno. I soldi si prendono per la spesa pubblica, i soldi si prendono alle risorse private, ai profitti privati. Non c'è altro modo per alimentare la spesa pubblica. E si prendono alle rendite e ai profitti, non c'è altro modo. E l'unico modo, è ovvio che poi ognuno, se vuole aumentare, questo è il fatto, non si può andare a debito all'infinito come certe posizioni sovraniste sostengono, perché poi il debito in effetti diventa un problema. E poi ovviamente ripensare il sistema di assicurazione della qualità, deburocratizzandolo e provando a ripensarlo sulla base di un'autogestione dei processi di controllo e di valutazione. I dipartimenti hanno sempre avuto degli strumenti, si potrebbe prendere il buono di tutto questo discorso, nel senso di una autoconsapevolezza di quello che si sta facendo, e questo sicuramente può essere un contributo positivo che la vecchia università non aveva. Però anche qui qual è il problema? Il problema è che è stato sussunto l'autonomia, diciamo, democratica di quei, diciamo, che viene dalle lotte degli anni 70 e che ha veicolato molta intellettualità progressista ad appoggiare questi processi quando sono nati, è stato sostanzialmente declinato, cioè è stato legittimato come autonomia sociale, ma poi di fatto è diventato autonomia aziendale di fatto. Ecco. Quindi bisognerebbe passare da un'idea di azienda in concorrenza con le altre che si autovaluta per poter essere competitiva, a invece comunità di docenti e di colleghi che discutono fra loro per vedere se stanno facendo un buon lavoro, e questo senza però parametri imposti dall'alto, in un processo non di rendicontabilità continua, di accountability, che è legata all'idea che siano tutte persone inefficienti e inaffidabili, se non tendenti al malaffare, ma all'interno di una fiducia sociale reciproca che è tipica della società repubblicane e non delle società aristocratiche, per l'appunto. Ecco. Bene, allora, innanzitutto io sono molto contenta per come è andata questo primo seminario, di questi pensieri sull'università italiana. Invito innanzitutto tutti quanti quelli che sono ancora presenti e quelli che non si sono poi potuti iscrivere al seminario perché non pensavano che dovessero farlo prima dell'avvio, quindi qualcuno ci ha seguito su Facebook e quindi poi non ha potuto fare le domande direttamente, quindi di farlo per la prossima volta. Salvatore, io sono molto preoccupata perché soprattutto da medico ti ho fatto riferimento alla medicina, che è un problema tutto particolare nell'ambito dell'università, no? Del resto, se noi ci troviamo con suddivisi in ricercatore due fasce
fasce della docenza lo dobbiamo al sistema sanitario nazionale che fu modificato nel 1978. Anche quello è un problema. E anche quello è un grossissimo problema, per cui ci siamo trovati lì. Però c'è una cosa, che mentre il sistema sanitario nazionale poi si è adeguato e ha istituito il ruolo unico della sanità, noi invece abbiamo trovato questo sistema molto comodo, e quindi questo sistema tende a bloccare, perché favorisce. Determinate situazioni. Per giunta, io sono molto preoccupata, soprattutto per questo sistema meritocratico all'interno della medicina, perché sta succedendo questo, che praticamente la valutazione del merito ANVUR viene prima della valutazione del merito di quello che un docente medico sa fare anche come medico. Quindi a questo punto le persone vengono valutate soltanto per il numero dei lavori che hanno prodotto, quindi basandosi solo sul numero e neanche sulla qualità. Poi ovviamente lasciamo perdere che ci sono anche gli scambi tra questo e quello, per cui praticamente uno pubblica, uno scrive, e i nomi che vengono inseriti vengono assortiti, per cui alla fine ci si trova in situazioni nel quale tu hai un ottimo curriculum e poi praticamente non sai fare il chirurgo. Allora, di questo il danno noi non lo vedremo adesso, noi il danno di questo sistema lo vedremo almeno tra 10 anni, perché chi non sa neanche fare anche il medico, che cosa potrà insegnare ai medici del domani? Allora, l'unico obiettivo, un obiettivo noi abbiamo, cercare di rottamare la legge 240, non cercare di mettere delle toppe come si sta facendo. Le toppe non servono a nulla, perché le toppe vengono messe su un tessuto che è già liso. Noi dobbiamo necessariamente rottamare. Ecco perché penso che anche l'iscrizione ad un sindacato che renda forte la massa critica, che vuole realmente cambiare il sistema, ci possa portare veramente ad andare avanti in questo sistema di rottamazione, altrimenti non ne usciremo più e ci ritroveremo a distanza di almeno 10 anni con una tragedia dell'università italiana. Penso che assolutamente questi pensieri universitari debbano poi essere seguiti anche dalla partecipazione, che significhi la partecipazione non soltanto sul web, non soltanto condividere un pensiero, ma che debba essere poi condivisa come numeri, perché più i numeri vengono ascoltati. Quindi ed è una cosa importante. Tu che cosa ne pensi, Salvatore? E poi chiudiamo. E farò pubblicità. Intanto vedo di venire alle prossime. No, sono d'accordo. L'unico modo per cambiare le cose è esercitare il conflitto regolato, e per esercitare il conflitto bisogna essere tanti e essere organizzati. E quindi è ovvio che tutto quello che hai detto è giustissimo. Benissimo. Ecco, casomai c'è questo, mi ero scordato, quel tema del professore universitario che storicamente e tradizionalmente non si sente, non pensa di avere il ruolo, essere nella situazione di dover lottare per i propri interessi, perché in genere ha un'estrazione privilegiata, non sempre, però la maggior parte dei casi. È un lavoro che è privilegiato di suo, il bello del nostro lavoro è che abbiamo il bello del fordismo, cioè lo stipendio fisso, e il bello del post-fordismo, perché siamo anche liberi nel nostro tempo, e questo però poi ovviamente si lega anche a personalità creative, spesso un po' narcise, e che hanno difficoltà, ma parlo per me stesso principalmente, parlo di me anzi, e quindi hanno difficoltà poi a legarsi a un destino comune e a delle lotte comuni come altri soggetti, altri lavoratori. Poi certo abbiamo anche un handicap, che siamo pochi rispetto ad altri, rispetto ai professori di scuola siamo pochi, e quindi anche quando ci vogliamo organizzare abbiamo meno potere contrattuale.
Però sì, cioè ormai abbiamo perso un certo status, anche simbolico, e quindi penso che sia davvero il caso di pensare di lavorare di più su questo piano. Sì. Bene, grazie. Allora concludiamo. Grazie mille per il tuo intervento, grazie a tutti quanti quelli che hanno partecipato e io vi invito ad iscrivervi al prossimo seminario del CIPUR. Ok, arrivederci a tutti. Grazie. Grazie Salvatore, grazie anche. Ciao a tutti. Applauso virtuale, Mareale. Ciao a tutti. Ciao, a presto.